Amici appassionati della pallanuoto, ben trovati con le immagini in diretta dalla piscina del Poggiolino di Rapallo, dove stanno per andare in acqua, sono già in acqua le squadre per questo match tra Rapallo e SIS Roma, match più atteso della seconda giornata. È una giornata un po' spezzatino quella del secondo turno del campionato italiano. Il ben trovati da Ettore Miraglia e dal CT Fabio Conti, ben trovato, anzi dal DT. Sei all'esordio in telecronaca da DT. Quindi, è vero, buonasera a tutti. E diciamo che il campionato entra già nel vivo, perché già questa dimostra essersi una partita scoppiettante per l'alto livello. Sì, alto livello, ricordiamo, Rapallo quarta nell'ultima stagione, la SIS Roma vice campione d'Italia, qui inquadrata con la cartina numero 10 in una di Claudio, che tra l'altro festeggia la sua prima convocazione della nazionale. Dicevamo di una Roma che l'anno scorso ha incrementato, migliorato ulteriormente il proprio rendimento, ha vinto la Coppa Italia, primo trofeo storico proprio del club capitolino, per poi arrivare alla finale scudetto sconfitta solo dal grandissimo Orizzonte di Catania per 6-3. L'anno prima comunque la crescita di Roma l'aveva portata a arrivare sempre in finale delle manifestazioni FinCup e Coppa Italia e al terzo posto di regular season, per una salita che comunque adesso diventa sicuramente più impegnativa, più faticosa. Rapallo quarta posizione, però è la squadra che ha cambiato di più rispetto all'anno scorso. Sette ragazze sono andate via, sei sono arrivate. Partita tra l'altro, diciamo, tutta da giocare per Silvia Vegno, è uscita fuori dalla trattativa estiva proprio tra Rapallo e SIS Roma, quindi si ritrova a giocare contro le sue compagne. E lei che è stata poi una giocatrice fortemente voluta dal presidente Giusto Lisi, che ha rinforzato così una rosa che, come hai detto tu, in crescita in questi ultimi due anni tenta decisamente al campionato. Intanto il primo tiro è di Sofia Giustini con la buica, subito l'abbiamo vista al centro per Rapallo, pericolosa, Rapallo calottina bianca, scura come sempre la squadra in trasferta che la SIS Roma, che adesso gioca la sua prima palla offensiva, conclusione a rimbalzo che va a picchiare sul palo e così si salva Carola Falconi e anche il Rapallo, quindi subito due azioni molto incisive, diverso modo di giocare. Con questa buica, centroboa ritornato, Mancino, ungherese, arrivato al Ferencváros, ma già giocato in Italia in parecchie squadre, che è veramente molto pericolosa lì a due metri. Entrambe le formazioni sono molto attente sui centroboa, che sono decisamente punti di forza sia per Roma che per Rapallo, quindi zona e ripartenza. Zona ripartenza, ecco qua, questa è proprio Barbara Buica, calotta numero 10 in fase difensiva sul perimetro, pronta a ripartire in avanti. Qua la palla cade due metri, controfallo, segnala l'arbitro Savarese, arbitro due Liguri, Savarese e Pinato. Questo match entrambi hanno ben più di 200 arbitraggi nella massima serie, quindi coppia di e hanno già dato un bel segnale, perché da una parte e dall'altra sia Pinato che Savarese, due cambi palla, due falli in attacco sui centrali, tanto per mettere in chiaro quello che sarà il metro che adotteranno durante la gara. È un tema, insomma, anche molto dibattuto quello del controfallo, diventa un aspetto importante, forse ancora di più con le nuove regole. Magari ricorderemo nel corso del match quali sono i cambiamenti. A primo colpo d'occhio però la pallanuoto non è stata stravolta, qualcosa è cambiato, sì. La regola più importante che dovete tenere conto è che il fallo si può battere dovunque sia il pallone, a prescindere da dove è stato commesso il fallo, e questo velocizza sicuramente il gioco. Intanto conclusione da fuori ancora per Roma, che però per ora non riesce a essere pericolosa. Qui il fallo è grave al centro, Buca guadagna la prima superiorità numerica per il Rapallo. Un pizzico di ritardo nel rientro difensivo, chiaramente Rapallo cerca subito di posare il pallone su Buica, che ottiene un'espulsione. Andata la conclusione dall'esterno Rapallo, con la palla che però è stata sporcata nella sua traiettoria, Marcialis al tiro, guardate il difensore centrale, era Motta che ha intercettato il pallone, l'ha spostato, alzato sopra la traversa, non è tiro d'angolo nella pallanuoto, solo quando il portiere è via la palla. Adesso è Roma davanti, quindi
prima superiorità numerica, che non è andata a segno. 0-0, 3 minuti passati. Adesso Rapallo ruba una palla bene con Nicola Zanetta, capitano della squadra, ventenne. È una di quelle giovani che ha vinto il bronzo mondiale agli ultimi campionati under 20. Grande risultato, Fabio, del nostro, vostro, tuo movimento. Sì, Zanetta è stata tra l'altro artefice di un paio di gol pregevoli sia in semifinale che in finale. Una ragazza che è cresciuta molto e che nel Rapallo sta facendo bene già da diverso tempo. Non sbaglio, è stata la migliore realizzatrice delle italiane a quella manifestazione a Funchal, tra l'altro è stata neanche tanto tempo fa, un mesetto fa. Attenzione, superiorità numerica adesso conquistata da Roma. Va a preparare l'azione, 4-2, conclusione da fuori, traversa il secondo legno colpito da Roma. Ancora Piccozzi che apre dall'altra parte per la conclusione che questa volta è in gol. Conclusione al volo che ha regalato il primo gol, segna l'1 di Claudio. La lotta numero 10 è la SIS Roma. Al vantaggio. Secondo tentativo la SIS Roma, dopo la prima conclusione, ritorna in possesso del pallone. L'una di Claudio, dopo una buona preparazione di squadra, trova l'angolo corto libero. Sì, c'erano Motta e Piccozzi sulla cosiddetta mano cattiva a destra, loro che hanno creato, poi hanno riaperto il gioco. L'una di Claudio al volo, assorbito bene, ha sparato va dove il portiere Carola Falcone proprio non poteva arrivare. 1-0, per ora il gol in superiorità numerica l'ha segnato Roma. Roma che inizia in marcatura, vedete anche con il pressing, rischia qualcosa sul centro, che la palla può cadere al centro sul pressing. Ritornano adesso indietro le ragazze di Capanna, si chiudono proprio a impedire il rifornimento su Burca. E allora Rapallo deve trovare qualche alternativa. Poi si mettono anche bene in mezzo sulla linea di passaggio, spingono fuori le avversarie. Il tempo scorre, tutto questo a favore della difesa che ruba la palla, come anche indica chiaramente Pinato. Allora Domitilla Piccozzi, capitano di Roma, si invola al centro della compagna libera, giustamente temporeggia. Il passaggio era assai pericoloso nel traffico, meglio schierarsi, cosa che stanno facendo, e dare una palla adesso dentro, rigore. Questo rigore con le vecchie e con le nuove regole, gira il centro boa. Rigore indiscutibile. Palla infatti di gioco fermo, rigore molto ben conquistato da Galardi. Da Giuditta Galardi, sì, che normalmente va in rovesciata, invece questa volta ha fatto un bel giro interno. 24enne la Galardi. Piccozzi al tiro. Rimbalzo dalla parte di destra, il portiere va a sinistra. 0-2 Roma, un vantaggio. In un minuto il doppio vantaggio di Roma, proprio il neocapitano Piccozzi. Subito primo break per la squadra giallorossa, che sembra avere in campo, diciamo, tutte le pedine al punto giusto, compresi i ricambi, quindi come si diceva prima, una squadra proprio molto competitiva. Competitiva, che lavora bene, ha cambiato una persona, un innesto nuovo, proprio Silvia Regno, presa dal Rapallo, nazionale, di grande spessore. Ha iniziato molto bene, sono 7 le nazionali della squadra della SIS Roma, una per il Rapallo, la Giustini. Rapallo che ha perso tanto nel mercato, perché sono andate via di fatto 7 titolari, quindi un po' ovviamente il contraccolpo c'è stato, però molto bene. Coppa Italia si è qualificata per la Final Six nel girone di Firenze, giocando e perdendo proprio contro Roma per 12-7. Ecco la rovesciata, questa volta arriva precisa, ottima la risposta della Falconi. Sì, devo dire che Rapallo dà proprio il senso di una squadra che sta cercando. Molto bella questa pallonna, intanto la posizione molto defilata. Questa è Chiara Dabbani, dalla confondibile bracciata. Vorresti dire che non è perfetta, Fabio? No, no, è che li riconosco ormai dal... Aspetta, guarda qui che bella la palomba, ottima la finta, il portiere bellissimo, a bocca avanza e colpita così. Dicevamo prima che Rapallo, sì, è chiaramente con 7 ricambi in acqua, dovrà utilizzare proprio
queste partite per rimettere un pochino in piedi quei meccanismi che una squadra ha bisogno di rodare. Roma un nuovo inserimento, ma un inserimento del livello di Silvia Vegno, è una giocatrice che va da sé. È andata a rinforzare la squadra, hanno perso solo Tancheva, è andata al Sabadell. Ecco qua intanto Boica col braccio mancino, non si può lasciare, riceve il pallone uno contro uno, impugna e scaraventa in porta. No, tra l'altro prima infatti hai sottolineato benissimo in telecronaca che molte volte è stata servita due o tre occasioni quando già la squadra avversaria, cioè la Sistema Roma, era tornata a zona, ma appena c'è spazio Bulga va servita, perché da quel punto di vista o è espulsione o la mette dentro. 33enne inglese di Budapest, ha vinto anche un campionato europeo, ha giocato molto con la nazionale, tra le altre cose ha vinto l'Europa del 2016. Ora c'è il pressing difensivo di Rapallo che costa l'espulsione e c'è, non può andare al tiro, bisogna battere da fuori con la giusta procedura, un immediato passaggio non si può fare. Picozzi con il pallone, l'apertura di nuovo sulla mano buona e si ritorna di qua con Motta. È una circolazione che poi vede Roma fermarsi per un controfallo fischiato dagli arbitri sulla prima linea e quindi vanificata l'azione di Roma. Palla in mano Picozzi, tra l'altro nel trasferimento direi espulsione e strappo da parte della numero 11, la Storai, palla il pozzetto e quindi superiorità numero 2. D'accordo con entrambe le decisioni degli arbitri, prima su un'entrata, adesso su una ripartenza, queste sono un pochino anche le gol. Questa è Ursula Gitto, che mancina. Nuova mancina che viene dal NC Milano dopo aver fatto diversi anni a Messina. Sì, hanno inquadrato la Buica, ma è la Gitto, giusta la grafica. Pallottina numero 3, quella delle new entry, sì, giustamente dicevi di ex Milano, ecco qua il suo braccio. Sì, diciamo mancino. Che ecco, in questo caso Rapallo porta un 3-3 con due mancine sul lato cattivo. Diventa più complicato difendere in questi casi, ma brava Ursula Gitto a cercare il palo lungo. Sì, l'ha messa molto bene, qui bravo anche Luca Antonucci a chiamare questo schema, a usare le sue armi. Questo è il suo avversario, Marco Capanna, 38enne di Imperia, poi ha girato un po' l'Italia e adesso da due stagioni a Roma. Ha vinto tra l'altro il campionato con l'Imperia. Adesso la palla recupera il pallone, si è, dopo il triplo vantaggio Roma si è spenta e invece è risalita di tono Rapallo. Rudy, pallone Zanetta, attenzione a questa palla, stava per sbagliare ancora. Qui c'è una trattenuta, Gialardi qui si è fatta trovare in controfallo in attacco e espulsione in difesa. Questo non va benissimo, diciamo. No, diciamo che avrà qualcosa da ridire Capanna avrà qualcosa da ridire. Guardate qua adesso 4-2 del Rapallo con la pressione, difesa al salto da parte di Roma che va a aggredire immediatamente chi ha la palla. Conclusione al volo, abbastanza decentrata da parte proprio di Zanetta. Sparano, anche lei evocata nella nazionale, si salva anche con l'aiuto della traversa, però Roma aveva difeso molto bene questa inferiorità. Roma che va avanti, Picozzi vanno a schierarsi adesso in fase offensiva, per un attimo erano in due su due metri, adesso vedete viene fatto spazio, il centro va a occupare la posizione centrale davanti alla porta. Roma prova anche con un movimento in entrata, azione che produce un'espulsione. Roma guadagna la seconda superiorità numerica. Molto attenti i due fischietti proprio su queste trattenute. Vediamo Roma nella sua seconda superiorità numerica, palo, è il terzo palo. Questo è il braccio di Isabella Chiappini, sì, rientrata oggi dopo la pausa. E poi allo scadere del tempo si è rientrata dopo la pausa. No, invece era Silvia Vegno. Era Silvia Vegno, Golden X che non arriva perché il tempo si chiude con il parziale di 3-2 per Roma. Roma avanti 3-0, poi Rapallo recupera con Bulca e Gitto, avevano segnato Di Claudio, Picozzi e Tabani, praticamente in due minuti, meno di due minuti Roma aveva ottenuto questo break.
però poi la pallo bene a non cedere, ottima reazione della squadra di Antonucci, che era stata impartita anche nel precedente di Coppa Italia a Firenze, l'ultimo precedente, è finita 12-7, non so se tu l'hai seguita, sì, quella partita. Ero proprio a Firenze. Parità per tre tempi. Insieme a Paolo Zizza, che salutiamo. Neo CT. Domani esordio con il primo collegiale, quindi con tutte queste ragazze che arrivano e dalla stagione dell'altro anno e dall'attività estiva di Nazionale Giovanile. E tornando alla Rapallo Roma, sì, era già stata una partita che aveva fatto vedere Roma una squadra molto quadrata, Rapallo un pochino ancora da costruire, ma con dei numeri in acqua molto importanti. C'è da dire che nelle ultime 8 partite, compresa quelle, non ha mai vinto Rapallo, ha vinto 7 volte Roma. C'è stato un pari nello scorso campionato, proprio nella gara giocata a Roma, finì 7-7. Poi al ritorno Rapallo vinse, Roma vinse di 1, 8-7 in questa piscina. Sì, forse la partita che ho più negli occhi è la finale di Coppa Italia, che finì con una palla in mano a Carolina Marcialis, una traversa, una partita bellissima, molto intensa, che ha portato in casa Roma il primo titolo storico. Esattamente, quindi questo lo ricordavi tu, è il remake della finale di Coppa Italia dell'anno scorso, vinta 6-5 dalla SIS, e anche della semifinale scudetto dell'anno scorso, vinta dalla SIS per 7-5. Quindi sempre grande equilibrio tra queste due squadre. Ora, l'abbiamo già detto in premessa, Rapallo qualcosa perso rispetto all'anno scorso, è innegabile. Roma è rimasta lì, oppure si è anche addirittura rinforzata. Vediamo. In acqua per ora, sempre grande equilibrio. 3-2 per Roma al Poggiolino di Rapallo, la seconda giornata del campionato, massimo campionato di pallanuoto femminile. Palla al centro, vinta da Avegno. Poi la scarica alle sue nuove compagne, la strappa alle sue ex compagne del Rapallo, la 22enne ex Camogli e giocatrice della nazionale, Marcialis in anticipo che quasi riesce. Molto spazio per servire i centri che non vengono serviti all'inizio, ma infatti Marcialis è andata proprio lei a raddoppiare, ma troppo tardi, poi le compagne non l'aiutano, la palla cade al centro, Roma guadagna l'espulsione numero 3. Abbiamo visto anche prima chiudere con un palo. Prima fase di preparazione. Vediamo Otta, scarica dall'altra parte, bene, sul palo con l'elevazione per il gol del 4-2. Molto bene, ottimo numerica Roma. Inserimento di Chiara Tabani, che è un movimento fondamentale che ormai ha nelle sue corde, e quindi ottimo l'entrata nei due metri, al limite in questo caso il giocatore deve rimanere in linea col pallone. Sì, eravamo proprio al limite, palla dentro i due metri, 2-3 Roma in superiorità numerica, 1-3 la pallo, palla che cade al centro ma al rimbalzo che la porta via dalla disponibilità del centro boa, e quindi è una potenziale azione della superiorità numerica, svanisce così. Attenzione, Roma a più 2, adesso si proietta in avanti, c'è ancora spazio per un buon tiro, palla che però anche un po' sporcata dalla buona difesa di Rapallo, se ne valta sulla traversa. Poteva andare alla conclusione un pochino più decisamente Isabella Chiappini, che ha continuato a fintare e poi adesso in fase di pari ripartenza ha preso una strappata. E gol dall'altra parte, in contropiede da parte di Cuzzina. Eh sì. 3-4, Rapallo. Queste sono le azioni che fanno arrabbiare gli allenatori, perché eri in attacco con una buona situazione di poter tirare, e poi invece si va al tiro quando si è attaccati e ci si espone a queste strappate. Sì, c'era una superiorità numerica, Avegno l'avete vista, andava verso il pozzetto, quindi si è fatta trovare in fase di ripartenza con le mani addosso, come si dice. Vabbè, quando c'è un cambio di gioco di fronte magari non atteso può succedere, si facciano cogliere impreparati, proprio lì c'è lo strappo. Adesso avanti 4-3 Roma, dunque sulla Z
posizione delle romane sulla zona da parte di Natale, che recupera il pallone. Terzo fallo in attacco. E iniziano a essere tanti, fallo e contropallo. Questo è molto pericoloso. Attenzione, perché la palla va battuta qui, da questo momento è buona, non può tirare la giocatrice. Allora spieghiamo un pochino le nuove regole. Sì. Se questa palla fosse stata fuori dai due metri, a due metri e mezzo, Galardi poteva tranquillamente prenderla e tirare in porta. Ah certo, perché era un fallo, il fallo era... Attenzione adesso a un altro controfallo. Sì, diciamo che è una partita abbastanza complicata per i due fischietti, perché le giocatrici sembrano non avere intenzione di togliere queste mani dai costumi, quindi continueranno a fioccare controfalli o espulsioni. D'altronde qua lasciare spazio è pericolosissimo. Raffallo sa bene che deve rimanere agganciato alla partita contro una Roma che arriva con il favore del pronostico. Ancora Chiappini qui ha provato un giro braccio dalla seconda linea, ancora non ha trovato le coordinate per la porta. Eh sì, davvero, lei che è una grandissima tiratrice. Intanto qui Raffallo, bene la palla al centro, Bucca, però era arrivata troppo vicino alla porta, anzi era la Gagliardi, fin troppo vicino alla porta, così il portiere, uscendo, è riuscito a intervenire a rubare il pallone. Però ha dato un'altra palla bene ai due metri. Attenzione adesso, bene Roma che si ripropone sempre con 6 contro 5. Sì, lo portano sempre, è vero, vanno subito in prima linea a occupare lo spazio. C'è la conclusione, se ne va a lato e prova a rappallo il contropiede, se c'è lo spazio chiuso dalla difesa di Roma. Porta il pallone sui due metri, poi l'apertura di qua, la mano buona, buona circolazione, molto bene con il tempo di gioco, però qua è palla in mano, quindi il difensore poteva intervenire, addirittura mette la palla sotto e quindi è un controfallo e recupera il pallone e il possesso la squadra di Roma. Azione, che Capanna ha chiamato in tramanto. Azione perfetta di Rapallo, ma Gagliardi che è incaponita nella trattenuta del pallone. E invece proprio buona, ottima la ripartenza, apertura lì in quel momento. Forse adesso i giocatori sono un pochino diciamo hanno le idee sporcate da queste nuove regole, perché lì se lasciava il pallone era immediatamente un'espulsione. Invece è andata a cercare il 5 metri, troppo. Ha tenuto il pallone cercando di girare, completare il giro, cosa che non è riuscita a fare. Il difensore è riuscito a intervenire e quella lì era palla in mano, quindi alla fine è tutto giusto così, che poi si è incaponita lei lì davanti. Allora ha giocato time out Marco Capanna, ma in parità numerica. Sì, evidentemente voleva, questo è un time out più per dare, per rispettare dei cambi e dei minutaggi in acqua, perché sì, altrimenti con queste nuove regole si rischia poi di arrivare un po' troppo stanchi nel finale, oppure ha voluto dare qualche indicazione proprio di assestamento. Probabilmente qui stanno sì, giocando molto più larghe. Sì, molto più larghe, pressing di Rapallo adesso, attenzione che c'è l'uno contro uno del centroboa, tra l'altro espulsione in posizione difensiva 1 qua, e quindi adesso è la Di Claudio che prepara per Picozzi, una rotazione. Roma gioca molto bene questo uomo in più, tutto studiato, con buoni tempi di gioco per la rete del 5-3, nuovo più 2. Ottimo il movimento di Sinigaglia, quindi buona circolazione, buono tutto. A questo livello ingenue le espulsioni sotto il bordo, Zanetta su Di Claudio, un'espulsione inutile, proprio che sì, non aveva senso di esistere. Sì, anche perché appunto Di Claudio lì non era assolutamente pericoloso, una trattenuta continuata che ha portato all'espulsione. Era Pallo che serve la palla al centro, riapertura al volo del centroboa del gioco, poi con la palla sul perimetro c'è il fallo continuato lì al centro, quindi l'espulsione ai due metri.
con superiorità numerica subito dopo per Rapallo, dopo quella delle ospiti, una rotazione in esterna per aprire un po' gli spazi, la conclusione di prima intenzione, deviazione di un'attentissima difesa Sisseroma che annulla anche questa occasione. Non preparata bene, un tiro abbastanza scontato, ha avuto sicuramente gioco facile la difesa di Roma. Va ancora Di Claudio e Piccozzi che agiscono sulla fascia destra, il capitano Piccozzi con la palla in mano aspetta che si faccia gioco dall'altra parte, poi ancora palla a Di Claudio, qua c'è un bel anticipo di Marcialis, resta alta di gambe, attenta al pallone. Di Claudio sperava in un fischio precedente che non è arrivato. Roma sta giocando con due strutture, quando c'è Gallardinacqua molto incentrato su di lei, quando non c'è lei molti movimenti, molti incroci. Tira Marcialis al crearsi uno spazio. Sì, Marcialis sta insistendo al tiro, però molto da lontano, poco incisivo. Un po' incaponita Carolina, scorsa un'ottima stagione, terminata anche con l'esordio nazionale. Era tra le 15 World League Budapest. Poi non quelle che hanno continuato fino al mondiale. Intanto dribbling di Piccozzi, interviene il difensore da dietro sulla palla, quindi palla in mano, tutto pulito. Ottimo lavoro qua di Giustini. Due cose pregevoli, quella di Piccozzi, poi che non ha continuato. Qui qua rigore. Rigore. Rigore da manuale del nuovo regolamento. Beh, questi sono bei segnali da vedere. Qua sia la Giustini, 16 anni. Pregevole l'iniziativa di Piccozzi in attacco, che doveva insistere di più, pregevole difesa di partenza di Giustini, ottimi segnali. Beh sì, due pedine della nazionale ovviamente, Giustini ha fatto l'esordio l'anno scorso con gol contro l'Ungheria, tiro gol Buica, non sbaglia, meno uno, Rapallo orgoglioso. Era proprio al limite Buica, no? Della trattenuta, quindi nel caricamento, il tipico tiro ad aspettare il portiere. Lo rivediamo, guarda, alzo, sì, aspetta, poi la metà di corso comunque. Bene Buica, due gol per lei. Sarà un osso duro da marcare durante il campionato un po' per tutti, perché giocatrice di potenza, di esperienza. Sì. Capanna rimette in acqua Galardi, quindi adesso 7 romano avrà lei come punto di riferimento. Vediamo come lo sfrutterà. Intanto sul pressing di Rapallo, movimento subito in entrata a pulire, e adesso Rapallo che ritorna indietro, vedete si arrocca davanti al centro boa romano, allora il gioco deve circolare per forza sul perimetro. Il pallone però sbagliato, qui Roma praticamente perde molto tempo di possesso palla, fallo che va battuto sui 2 metri e controfallo dall'altra parte. Che su Bordovasca non funzionano i 30 secondi. Abbiamo 30 fisso lì, sì. Difficoltà per le giocatrici. Resta, sì, resta fisso il cronometro del 30 secondi, ovviamente non quello del tempo di gioco, che è 1.27, vedete anche voi. La nostra sovraimpressione. Rapallo perde un altro pallone, Roma davanti, pallone lungo, era cercato di scavalcare il difensore centrale che marcava in anticipo, però il servizio non è giocabile per Galardi. Palla lunga, recupera il pallone Carola Falcone, riapre il gioco dalle sue, dal lato di destra, dove Gitto, Buica, due mancine comunque possono dare una bella mano a alla team di Antonucci. Qua un altro pallone andato male, quello di prima era lungo di Roma, questo è corto, quello del Rapallo. Fatto sta che a 45 secondi dalla fine del secondo tempo Roma avanza, ultimo possesso di attacco per Roma, poi rimarrebbero spiccioli per le padrone di casa, a meno che non rubino un pallone prima. C'è un vantaggio, non è stato visto. Motta preferisce riaprire. Pubblico comunque caldissimo alla Poggiolino. Adesso c'è spazio per dare la palla al centro, c'è un anticipo secco credo di Marcialis, sì.
è un po' la specialità della casa. Attenzione Burca, alzo e tiro annullato da Pinato perché il fallo era dentro e lei ha tirato da fuori, così ha indicato nella sua mimica l'arbitro. Se è così è giusto annullarlo. Questo è Davar. Davar, esatto. E dall'altra parte il anche gol, perché la decisione è pesante, perché a un secondo dalla fine nel ribaltamento di situazione diventa un gol. Diventa gol di Avegno, tra l'altro. Eccolo qua, il gol dell'ex che arriva nel momento che potrebbe essere topico davvero di questo match, perché la palla aveva pareggiato, annullato il gol del pareggio. Dall'altra parte, tra le proteste delle rapalline, Avegno va a segnare il gol del 6-4 a metà gara. Infatti Antonucci, lo vedete passare adesso, Antonucci che si lamenta un po' con l'arbitro Pinato, poi giustamente però ritorna con la concentrazione sulla sua squadra, anche per non dare alibi alle ragazze, però dentro, come si dice a Roma, gli erode. A me sembrava, sì, a guardarlo da qui, insomma, era se c'era di qualche centimetro, quindi l'arbitro che è posizionato meglio di noi sicuramente avrà visto giusto. Tanto così ha visto, sì. In questi casi, per esempio, già durante il mondiale giovanile veniva usato dagli arbitri l'ausilio video, quindi per scansare ogni dubbio, perché poi queste sono decisioni che in partite di alto livello possono spostare un po' le sorti di un incontro. Abbiamo detto, era il gol del potenziale pareggio del Rapallo, dall'altra parte invece ha segnato nella controfuga la squadra ospite, che è andata a più 2, 6-4 all'inizio del terzo quarto. Siamo nell'intervallo lungo, che adesso è diventato un pochino più corto, 3 minuti invece che 5. Le partite si sono un po' ridotte, quindi nella loro durata 2 time out per squadra invece dei 4 precedenti. Prima le dovevi chiamare uno per tempo, potevi chiamare uno per tempo, adesso due quando vuoi tu. Per ora ne abbiamo visto solo uno, quello di Marco Capanna, in quanto vicino ancora non ha chiamato i suoi time out. Fabio, queste nuove regole come ti trovano? Ne abbiamo parlato prima, c'era qualche dubbio all'inizio, come sempre ovviamente quando arriva qualcosa di nuovo. Ora che cosa ti dicono? Ma io diciamo sono d'accordo sui cambiamenti che portano positività, che portano novità sostanziali, ma che rendano il gioco veramente, no, qualcosa di diverso. Ma in realtà qui si è fatto tutto un cancan in questi 4 anni, ma la palla non è cambiato, nuoto, non è quello che dicevamo prima, è un po' questa volta, sì. E tra l'altro discuto il fatto che queste nuove regole sono state provate, messe in campo a un mondiale che dà un posto alle Olimpiadi un anno prima dell'evento stesso, quindi se fossi stato nei panni della FINA avrei utilizzato tutto questo periodo fino a Tokyo per testare, provare i tornei, poi quant'altro, non c'è l'inizio del quadriennio, per fare un quadriennio totalmente con queste nuove regole. Anche perché tutto questo cosa comporta? Che il nuovo sistema di qualificazione olimpica alla World League di Budapest è stato fatto con 15 giocatori e si potevano cambiare ogni giorno 2 giocatori in lista. Il mondiale è stato fatto con 13 giocatori, l'europeo di Budapest sarà di nuovo giocato con 15, l'eventuale torneo olimpico sarà 11. Allora 4 eventi per qualificare, uno diverso dall'altro, non mi è sembrata una, cioè non mi sembra veramente una strada corretta da seguire. Ricordiamo, giochi olimpici, 11 giocatrici più 2 eventuali cambi, anche qua da valutare come, però la squadra è composta da 11. L'Italia deve ancora centrare la qualificazione, poi magari nel prossimo intervallo ti chiedo qualcosa, ma noi seguiamo ora il match. Inizia il terzo tempo, spesso viene detto quello della verità, spesso è così ma non sempre, Fabio. Non sempre. Vediamo. Però qui potrebbe essere qui, perché se Roma ampliasse il divario, allora il quarto sarebbe tutto in salita per Rapallo, lo sa bene Luca Antonucci. Quasi zona M da parte di Roma, che negli ultimi secondi del possesso delle Liguri è andata a impedire così il passaggio al centro. Vedete davanti al centro boa quella calottina nera, è andata a raddoppiare, impedito il passaggio al centro, prima azione che se ne va, Zanetta giustamente butta via il pallone, mette nell'angolo,
una zona M totalmente difensiva per Roma, invece un po' di spazio si apre. Il Cozzi è andato al tiro utilizzando le nuove regole. Ma se l'è battuta? Se l'è battuta. Ok, perché mi era sfuggito questo. Infatti ti volevo fallo, questo. Si è battuto il pallone, ha fintato e è andato al tiro. Infatti fuori gli dai 6 metri è uno di quei fondamentali che adesso si può utilizzare. Tiro diretto dai 6 metri. La novità è che volendo, se l'atleta se lo batte il palo, cioè stacca la palla dalla mano, può spostarsi, può fintare, può fare quello che vuole e continuare a giocare. Intanto la fase offensiva del Rapallo ancora non è delle migliori. Attenzione adesso al contropiede delle Capitoline con l'ottimo intervento della Falconi. Ottimo l'intervento di Carola Falconi, che è andata a sostituire Federica Lavi, che ha trovato casa al Vugliagmeni, e pregevole l'intervento. Sì, è andata bene su questa palomba con la mano opposta, giusto. Tanto palla che cade al centro, Bulca guadagna la superiorità numerica. Quando riesce ad arrivare la palla lì davanti è in banca proprio. Espulsione, sì, tra quasi l'altro sempre. Giocatrice che poi si piazza qui in posizione 1. Guardatela che viene grande fuori. Grande esperienza, deve essere attaccata, altrimenti è una mano pesante. Perfetto questo uomo in più del Rapallo, che è partito proprio da quel movimento di Bulca, che si è portata dietro una e poi apertura dall'altra parte per liberare il palo di Colletta. E va a segnare il meno uno. Bravo. Brava Colletta, si è fatta trovare anche lei, argento a Funchal ai mondiali, sì. Junior, giocatrice abruzzese, particolarmente sì. Particolarmente frizzante, molto, ci ha fatto molto ridere nel contesto. Vabbè, quindi un ottimo nel innesto, no? Squadra, ci vuole sì, anche sì. Quello. Lei sì, è di Pescara, era del Velletri, una delle sei nuove, insieme a Falconi, Gitto, Guzzina, Buica e Foresta. Pressing del Rapallo, lo sta utilizzando abbastanza, soprattutto nei secondi iniziali dell'azione. Poi a un certo punto bisogna, anche con le nuove regole, bisogna comunque buttarsi indietro. Movimenti offensivi di Roma, che mette due centroboa adesso, palla a Picozzi. E uno dei due guadagna la superiorità numerica. È la superiorità numero 5 per le ospiti. Bene Falconi. Molte espulsioni senza palla. Vengono fischiate queste trattenute. Avegno apre dall'altra parte. Cade la palla. Tre in prima linea. C'è possibilità. Difesa al salto. E rientra l'espulsa. Quindi annullata questa superiorità numerica. Attenzione qua, quasi riusciva un bel movimento offensivo, la palla fosse rimasta più vicina. Credo che questa cosa dei 30 secondi stia portando un po' di difficoltà, perché attenzione, conclusione, Rapallo dall'altra parte con la palla del possibile pareggio, su cui è Sparano questa volta, e reagisce molto bene fino al rimbalzo. Mi sembrava Giustini, sì? Dopo una ripartenza si è fatta, si sta facendo pregare. Giustini sta trovando molto spazio rispetto alla scorsa stagione, proprio più cresciuta, più maturata sotto questo profilo. Giustini che a livello giovanile ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, all'estero comunque ottimi risultati con le nazionali giovanili. Esordio, lo ricordavamo, in nazionale con gol. Insomma, lei è una che segna, poi è una realizzatrice, una che vede bene la porta. Fabio deve ancora assumere quel pizzichino di cattiveria in campo internazionale, proprio per sopperire a qualche chilogrammo in meno. Hai qua invece la difesa del Rapallo, non è più impeccabile, si perdono il centro di Roma e Roma adesso va di nuovo a più due con il gol di Calardi, completamente lasciata libera di spostarsi. Vediamo, lo rivediamo, eccola qua, guardate, si stacca non fallosamente, almeno per gli arbitri, proprio da Giustini. Colletta, proprio Colletta era in marcatura, si è sì. Persa Calardi, non è facile da marcare nell'uno contro uno. Ditta ex Prato, Padova, dove ha vinto anche uno scudetto, poi in nazionale
terza stagione a Roma per lei. Ora Cuzzina dà una palla al centro, forse quasi un po' frettolosa. Picozzi stava tornando in raddoppio dal perimetro. Molto brava Tabbani. Sporcare la palla alla Buica. Sì. Beh, Tabbani, insomma, quanto a marcatrice, direi top. Palla sul perimetro di Roma con Picozzi, che ha spesso questo ruolo quasi di regista della sua squadra. Apre dall'altra parte proprio Tabbani, superiorità numerica. Ancora gli arbitri che richiamano le atlete alla procedura, quindi non possono battere immediatamente. A palla lontana, l'espulsione al centro, non si può servire immediatamente il centro, ma bisogna aspettare che l'arbitro dia il via al gioco. Si è guadagnata un'ottima espulsione con un pregevole movimento di attacco Avegno, e dà la possibilità a Roma di fare un break importante. Era il possibile più tre, si spegne invece sulla traversa, tiro di Picozzi. Vediamo il capitano, parecchi lì qua, sporcato. Sì, sporcato e sfortunato comunque, perché ha preso traversa e poi quasi la riga. Parecchi pali colpiti da Roma, ha tirato più di rapallo, ha prodotto più effettivamente di rapallo. E avanti di due. Ah, conclusione con buon lavoro del difensore centrale, che oltre a marcare il centro è brava ad alzare il braccio e a stoppare la conclusione. Parliamo di Chiara Tabbani. Tutto fare in questo tempo, come dicevi tu, fondamentale. Fa fare a Buica, una cliente tosta. Attenzione al controfallo, rapallo recupera il pallone, si batte lì dov'è il pallone. Ecco, adesso Buica si trova senza marcatura, infatti Savarese fischia un'espulsione, una trattenuta questo da parte di Giappini. Va nel pozzetto, forse avrei dato un vantaggio, c'era la palla in mano Buica, sì, senza avversario davanti. Effettivamente così quasi si stoppa un po' l'azione di rapallo, che poi si fa male da sola con questo passaggio verso Buica, sbagliato, corto, intercettato, e quindi se ne va questa opportunità in superiorità numerica. Sono un po' fermate in superiorità le due squadre. Questo è fallo semplice, trattenuta. Ancora Rapallo che sta giocando con il pressing. Pallo sul perimetro, Picozzi, Roma che apre il gioco. Adesso c'è lo spazio per dare una palla al centro. Vediamo se Rapallo decide di chiudere oppure lasciare un tiro da fuori. Tiro da fuori, ma ancora prima del tiro è arrivato il controfallo. Quindi un'altra azione che se ne va. Quasi non li ho contati i falli contro, ma sono stati un'infinità. Sono tanti, gli arbitri lo stanno utilizzando per mantenere le ragazze sullo stesso livello. A volte palla al centro, Buica, espulsione. Questo ormai l'avete capito. E questi palloni anche quest'estate mondiali sono sempre espulsioni. Time out. Eh sì, 1-19 alla fine, tanto situazione falli abbastanza. Devo dire che in questo momento Rapallo ha la possibilità di riaccorciare, anche abbastanza meritatamente, perché sta spingendo sull'acceleratore. Una bella Roma, squadra, indubbiamente. Roma in questo momento, soprattutto nel 7 senza Calardi, deve trovare un pochino il bando della matassa, perché il movimento produce molto, però in una piscina come questa di Rapallo chiaramente le giocatrici rischiano di andarsi a sbattere uno addosso all'altro. Qui si sente un po' l'assenza di Tancheva rispetto alla passata stagione, è andata a Sabadell in Spagna per giocare in una squadra top mondiale insieme a Laura Barzon. Esatto. Intanto, dopo tanti anni ha voluto fare questa esperienza all'estero, e quindi Padova ha fatto rientrare in acqua Martina Savioli, che invece aveva preso, sì, un anno sabbatico, oppure non so se aveva proprio smesso. Era diventata dirigente già l'anno scorso, no? Sì. Accompagnatrice, poi è rientrata in acqua anche a metà dell'anno scorso perché avevano bisogno, e adesso invece è ritornata a fare la giocatrice. Diciamo che l'uomo in più del Rapallo prova ancora il servizio
volante al centro, qua interviene molto bene la difesa di Roma. Hanno cercato troppo la Boica, sì, ma aveva una gabbia di giocatrici intorno, quindi peccato. 3 su 8 per la formazione di Luca Antonucci, 3 su 6 per la formazione che sta attaccando ora di Marco Capanna. Un time out ciascuno speso dai due allenatori. Entriamo negli ultimi 40 secondi di questo terzo tempo. Qui una buona palla al centro, è un fallo semplice quello che fischia Pinato. E attenzione perché Rapallo si dimentica un'altra avversaria, qui era la Chiappini che però rallenta un po' troppo il tiro fintando e permette al difensore da dietro di toccarle il braccio con il pallone, palla che cade in acqua, tutto regolare, palla in mano, si può attaccare il giocatore, contropallo immediatamente dall'altra parte. Contropallo a 2 metri, questo molto pericoloso. Sì, tra l'altro l'automatismo un po' resta, il passaggio viene dato indietro, comunque si può battere dovunque. Attenzione all'azione di Roma, qui è un fallo semplice al centro, il Trobocche batte ora il pallone. Ci sono 9 secondi meno di possesso palla per Roma, quindi la palla sta in pressing, permette questa conclusione che va allo scadere del tempo. 1-1 di parziale, sarà iniziato sul 6-4, si finisce sul 7-5 sempre per Roma. E siamo arrivati dunque in conclusione del terzo tempo, che non è stato della verità. Allora, no, più che il terzo tempo della verità è stato gli ultimi 5 secondi del fine secondo, perché è fondamentale, fondamentale quel gol di Silvia Vigno un secondo dalla fine, che ha dato il più 2 a Roma, che invece aveva rischiato il 5 pari. Quindi questo vuol dire che 3 tempi abbastanza in equilibrio tra queste 2 squadre. Vedremo se la verità invece ce la dirà il quarto tempo. E vedremo. Intanto qui una grande ex della nostra pallanuoto, Elisa Casanova, centroboa, ha giocato tanti anni in nazionale. L'ho vista a guardare le partite a Firenze e la vedo sempre più presente. Dico, ma tante volte perché lei sia venuto in mente con queste nuove regole di ributtarti in acqua. Senti Fabio, adesso che hai preso questa decisione ormai un po' maturata da tempo di diventare DT, c'è nostalgia, più nostalgia, o c'è più la voglia di questa nuova avventura? Cioè tu sei responsabile di tutte le nazionali adesso? No, guarda, la nostalgia no, nel senso che poi magari te lo dirò quando arrivano le partite, però sono scelte chiaramente figlie di tante riflessioni anche familiari, e soprattutto anche nell'ottica di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissi, cioè con Paolo, Zizza e tutto lo staff di lavoro, sono 3 anni dopo Rio che si sta lavorando per ottenere qualcosa di importante, e quindi non si deve mollare un centimetro, cioè tutte le energie sono verso quella direzione. Staff che resta compatto, tu diciamo hai fatto questo passo di lato o sopra, vediamo, insomma, supervisore, quello che è, comunque sia. Paolo Zizza, con cui hai lavorato a gomito per anni, scelta ottima, tecnicamente ineccepibile Paolo come allenatore, anche grande ex giocatore di pallanuoto. Giacomo Grassi che è salito a essere responsabile di tutte le giovanili, insomma lo staff compatto che ci deve portare però ai giochi olimpici, e qua Due grandi obiettivi. Uno è questo dei giochi olimpici, dove sono certo che seppur non con grande continuità, noi lo scorso anno abbiamo fatto vedere che quantomeno il gap con gli Stati Uniti si era ridotto, abbiamo giocato un'ottima pallanuoto. Dobbiamo metterci un po' di continuità, e questa continuità, questa diciamo brillantezza, speriamo ci venga data anche dal fatto che Paolo possa inserire qualche atleta delle giovanili, dato che hanno avuto anche ottimi risultati internazionali, cosa che ha già fatto nelle prime convocazioni allargate a 24, con tante giovani interessanti, con delle novità anche interessante. Intanto però attenzione perché è iniziato l'ultimo tempo di gioco con le prime 2 azioni che non hanno avuto esito. Roma recupera un pallone, adesso va a giocarsi il primo attacco serio, quindi va a schierarsi
Cozzi riceve il pallone, si fa sempre vedere sul perimetro Domitilla, le compagne si appoggiano molto a lei. Parliamo di una giocatrice che ha 21 anni, quindi sembra già una veterana, ha solo 21 anni. Apre il gioco su Avegno, perimetro, pressing di Rapallo che spinge lontanissime le romane. D'altronde Rapallo deve rischiare qualcosa, deve recuperare. Va Cuzzina, il duello con l'una di Claudio. Alla fine Rapallo mette il bavaglio all'azione delle ospiti, perché Di Claudio non poteva fare più nulla, non poteva servire il centro. Nel trasferimento c'è il fallo di proprio Claudio. Cuzzina di Claudio. Che infatti vediamo, Di Claudio va mestamente verso il pozzetto. Questo fondamentale che le giocatrici russe hanno molto spiccato, il fatto nella ripartenza di fare il tagliafuori. Vanno in 3-3 con Bulka che è uscita dal palo, eccola qua, riceve il pallone, va al tiro, al gol. Che giocatrice però questa Bulka, eh? La prima volta che tocca palla sull'uomo in più, non attaccata, appena mezzo centimetro di spazio la mette dentro. È uscita proprio lei a prendersi questo tiro, era dentro il palo, poi il sorriso con Cuzzina che ha avuto grande merito in questa azione. Ecco la conclusione forte. Passa sotto il braccio di Vigozzi, sopra la testa di Sparano. Ovviamente, nonostante non sia in pienissima forma, una giocatrice veramente di un altro livello. Ex Orizzonte, Varese, Messina, Luca conosce molto bene il nostro campionato, riportata dal presidente Enrico Antonucci. Devo dire che rispetto alla Coppa Italia l'ho vista anche già più adattata rispetto agli arbitraggi, che sicuramente Antonucci gli avrà fatto notare, perché in Coppa Italia era stato disastroso il fatto di subire falli contro falli, ha preso espulsioni in ripartenza, invece la vedo molto molto più ordinata. E così Rapallo si è riportato a meno uno. Attenzione, buona palla data al centro, questa è espulsione a favore della SIS Roma. No, time out, Capanna se lo tiene per giocare questo settimo uomo in più schierato. I falli gravi sono di più perché ci sono anche dei tiri di rigore da aggiungere. Vediamo che cosa succede. Avegno, poi la palla a Chiappini, di nuovo Avegno, l'uscita del palo, eccolo qui per la conclusione che è addirittura deviata esterna, quindi palla che resta in possesso di chi attacca, 20 secondi però di possesso. Prova la conclusione sul tiro d'angolo. Sì, direttamente, ecco una novità regolamentare, si può tirare molto al tiro d'angolo, pericoloso perché però si prende il contropiede, una ripartenza un po' chiusa, che viene chiusa. Sì, attenzione, no, c'è spazio, Giustini, le finte, la conclusione fuori. Forse sporcata dal difensore. Non so se è stata sporcata, ma veramente ha avuto la palla del pareggio. Era la palla del pareggio, davvero. Abbiamo visto quindi provare una cosa inconsueta, quello che permette il nuovo regolamento, tiro diretto dai tiro d'angolo. Fallo contro qua. L'ennesimo. Savarese lo dice, la palla ritorna a Rapallo che però commette fallo a sua volta a metà campo. Pinato di fatto lo fischia subito e Roma di nuovo in possesso di palla, quindi cambio e qui hanno ancora 30 secondi. Attenzione, superiorità numerica per Roma che va a liberare la Chiappini lì davanti al portiere avversario, e qua non può sbagliare Isabella. Questa è la buca invece nella parte difensiva, con una giocatrice come Chiappini che la punta gli fa il verticale. Lei si fa trovare in strappata. Diciamo che ci sono stati in 30 secondi tre cambi palla e un'espulsione, quindi momento abbastanza confuso. E quindi il gol è in superiorità numerica di Chiappini, anche se non si erano schierate praticamente le romane. 4-8 la superiorità, 4-9 per Rapallo, meno 2 di nuovo, zona di Roma, lo vedete, lasciano le posizioni Cuzzina qua, lo spazio, la palla va a Gitto, con palla sul perimetro l'espulsione guadagnata da Buica al centro, la palla con Gitto che non ha paura, finta, guarda il lungo, poi tira sul corto e trova il gol del meno uno. Un po' chiede il cambio. Devo dire che già da Sinigaglia se l'è un po' guardata, che lì devi uscire fuori ad attaccarla, lei è entrata veramente in porta col pallone, ma ha avuto una ottima attitudine. Devo dire che
partita scoppiettante, interessante, come abbiamo detto all'inizio. Giustini che ha avuto la palla del pareggio, ecco lì quello che, di cui si parlava prima, quel pizzico di cattiveria in più. Dall'altra parte Roma ha tutti i numeri con le sue giocatrici di inventare l'individualità. Pallo in fase difensiva, palla che cade al centro, un po' lunga, allora esce bene Carola Falconi a recuperare il pallone, portiere del Rapallo dopo 16 stagioni di fila al Bogliasco, poi lo stop, operazione all'anca e il ritorno dal Sori in A2 e adesso è ritornata in A1 nel Rapallo. Cuzzina spinta fuori in fase difensiva, apre il gioco dall'altra parte, ancora Marcialis, Cuzzina molto lontana, c'è zona di Roma, palla per Zanetta che poi un look al centro per servire Buica, il tempo stava passando inesorabilmente, ha provato a forzare qualcosa tra Zanetta nell'unico momento in cui aveva la mano destra fuori Buica invece di agganciare col sinistro, quindi niente di fatto. Roma con il pallone, metà dell'ultimo tempo, ancora Buica. Buica intrattenuta, prolungata sul perimetro, fallo inutile e time out di Marco Capanna. Fallo sul perimetro di Buica, adesso inizia a accusare probabilmente anche la stanchezza, stanchezza si attacca. Quattro tempi sono lunghi al poggiolino. Luca Antonucci parla le sue. Luca che ha giocato, è stato capitano a uno del Camogli, anche nel Recco nazionale, 500 presenze in massima serie, diciamo così, come carriera di giocatore vince rispetto a Marco Capanna, giocato a Imperia tra 2-1. Adesso sul time out, tra l'altro in fase difensiva poco da dire, Luca Antonucci, le ragazze sono già schierate lì mentre Capanna. Ma sai, con queste nuove regole adesso non ho visto che i 30 secondi, non si capisce se questa espulsione era sopra i 20 o sotto i 20 secondi. In ogni caso, con l'assenza del rientro, tutte le difese possono essere abbastanza aggressive. Quindi vedete infatti movimenti e rotazioni per cercare di aprire questi spazi. Ed qua, eccolo qua. Però giocano molto bene in questa combinazione, hanno fatto una rotazione lì a sinistra sul lato buono. Piccozzi teneva il pallone in mano, poi Avegno ha ricevuto l'assist a Chiappini per il gol del più 2. Quindi time out speso molto bene da Capanna. Ecco qui l'ultimo momento, tutto studiato in allenamento. Tra l'altro conclusione non eccezionale di Avegno che è passata praticamente addosso a Carola Falconi. E adesso Rapallo è ancora sotto di 2, doppio vantaggio fondamentale in questo gioco, quello che Roma ha avuto più volte. Rapallo prova a recuperare, vedete che dare la palla al centro non è operazione così facile sulla difesa zona di Roma. Forza nel passaggio al centro, questa volta è il fallo di Buica con Tabani. Sì, probabilmente c'è un po' di ritardo nelle letture per poter servire una giocatrice come Buica, che poi quando si stanca diventa disastrosa in difesa. Due espulsioni una dietro l'altra proprio nell'ultimo tempo. Attenzione adesso a Roma, questa palla è pericolosa, rigore, lo dicevo, è pericolosa perché l'attaccante si era girato verso la porta, riceve il pallone tra sé e la porta e il difensore dietro. Per regolamento, se tocca l'attaccante è rigore. Avrei temporeggiato... bisognerebbe riguardare per vedere la posizione, però insomma in base alle nuove regole ci può stare. Se fosse stato minato avrei temporeggiato gol di Piccozzi un pelino per attendere la totale rotazione del giocatore fronte porta. Forse mancava qualche angolo in questo senso, però noi da qua ovviamente non possiamo vedere perfettamente. Pinato era lì, ha dato il rigore che Piccozzi trasforma, la mette al 7 e questo 10-7 sembra far calare un po' il sipario. 3 minuti per recuperare 3 gol, si può fare almeno teoricamente, vuol dire fare gol però in ogni possesso.
e non subirla. Vediamo la palla cosa fa. Ovviamente per Roma è il gioco più facile ora difendere, appena l'ho detto, espulsione sul perimetro. Era fallo, ha un'opportunità per ridurre il gap con l'11esima superiorità numerica schierata. Esce ancora Buica, la mancina si fa attaccare, poi scarica dall'altra parte per liberare il palo. Tiro di rigore qua. No, ulteriore espulsione. Allora, infatti, questo rigore, non è rigore perché? Perché c'era un difensore davanti. Esatto. E gol dall'altra parte di Marcialis dopo la circolazione di palo. Il palo lì, aveva ricevuto il pallone tra sé e la porta per una deviazione al volo. Difensore che la tocca. Con quanto anche il gol di Marcialis, questo abbastanza agevole per Carolina. Superiorità numerica. Siamo a meno 2 con 2 minuti da giocare. Rivale il discorso che abbiamo fatto prima. Dovrà fare un po' di gestione Roma in questo momento. Una gestione che non sia passiva ovviamente, questa è la difficoltà, però sono preparate anche in questo. Guardate i movimenti lì a sinistra delle romane, che così permettono anche alla compagna di ricevere un pallone pulito, di poterlo gestire. L'ideale, una palla al centro, espulsione. E così, ecco, va detto. E ci sta, è giusto, palla data dentro, espulsione. E quindi in 20 secondi da giocare in più. Quindi qua si annulla un po' quel punteggio che avevamo fatto. Fallo corto, libero. Anche perché la conclusione al volo di Avegno va sulla traversa, grazie alle sue compagne. È andata a cercare l'angolo alto, ma lì c'era tutto il basso libero da fare un tiro in sicurezza, Silvia. Niente di fatto. 1:32. Adesso adesso qualcosa a Ursula Gitto, che dà la palla al centro, alta però, ingiocabile. Palla ingiocabile. La povera Buica. Qua fa tanta fatica e poi le arriva questo pallone. Vabbè, fatica un po' per tutti, anche per Gitto, che comunque ha disputato una buona partita, segnando 2 gol. Ora la palla laterale a Vegno. Qui attenzione perché arrivano i titoli di coda del match, infatti Avegno, e qui gestione dalla palla molto indietro, dietro la metà campo. Ancora un fallo sul perimetro e poi controfallo lì al centro, lo indica dall'altra parte della vasca Savarese, che poi fischia anche l'espulsione. E time, e time out. Attenzione allora, perché quello che ho detto io adesso, con questa palla rubata cambia, anche se non di tanto, però Luca Antonucci giustamente si chiama il suo time out, porterà le ragazze soprattutto davanti, quindi risparmia un bel po' di secondi dopo aver dato le indicazioni, e avrà in mano il possesso del meno 1, poi 30 secondi di possesso Roma, fate voi i conti, ce ne sono 55 alla fine. Questo le indicazioni, se bisogna fare gol nei primi 5 secondi e poi ci si prova. Anche 10 o no? 5 è meglio. Tu diresti sì. Andiamo al tiro subito? Sì, sì. Preparazione tiro. D'altronde è un campionato e quindi qui non succede nulla. Anche le ragazze di Roma ben lo sanno. Vediamo come, cosa fanno. Stanno chiuse dietro. C'era già l'opportunità, invece preparazione lunga. Marcialis, l'apertura di qua, eccola qui la conclusione. Beh, hai ragione tu, beh, 43. Sbagliato di 3. Sì. Hanno gol di Cuzzina, 10-9. Che tiro! Bel tiro di Cuzzina, lei ha dei grandi fondamentali. La ragazza a volte fa delle cose spettacolari, però non ha poi una continuità di rendimento. Altalenante, però doti tecniche indiscutibili. Ineccepibile la tecnica di Svetlana Russa. Finale di partita, vediamo. Allora, abbiamo detto 30 secondi il possesso palla, un secondo possesso ne darebbe 20, non più 30 come un tempo,
però adesso è un po' presto, vediamo che cosa succede. Un pressing morbido da dietro con possibilità di ricevere per i centrali. Il centrale, eccolo qui, vediamo se Roma la dà la palla, gliela poserà nel finale. Sì. Attenzione però, questo pallone è un po' pericoloso, ovviamente la palla spinge un po' più nel pressing sul perimetro. Cuzzina, eccola qui la palla che cade al centro. Controfallo. Controfallo. Oh, partita posizione 1 libera, posizione 1 completamente libera, eccola lì, servita ora, è un contropiede di Rapallo, gol! Non ci credo, incredibile. Questo Gitto, grande errore di gestione, grande errore di gestione. Controfallo con una giocatrice di Roma che invece di tornare è andata avanti, si è fatta prendere due volte il contropiede e a quel punto controfuga dall'altra parte sulla destra, gestita molto bene dal Rapallo, è andata a liberare la Git che va solo davanti al portiere. Gol del 10 pari a 11 secondi. Con tutti questi colpi di scena vediamo questi 8 secondi. Magari c'è un tiro. Oddio, eccola! Eccola là. Cuzzina. C'è un'espulsione. Incredibile. Un'altra espulsione doppia. Sì, lì chi è? Giustin. Ancora. Non hanno. Cercano di impedire la possibilità di tirare. 5 metri. Buica, 5 metri, tiro di rigore. Qua va interpretato Pinato. Sì, non ha fatto raccogliere il pallone per battere il fallo semplice. Buica. Un'interferenza. Quelli del Rapallo hanno usato il fallo sistematico per impedire a Roma di fare qualunque cosa, una anche doppia, dopo l'espulsione. Allora, una doppia espulsione, però evidentemente Pinato ha visto Buica che non permetteva di far battere il pallone. Bisogna capire, Buica era stata espulsa? Avevamo avuto ragione, questi 8 secondi. È successo di tutto, comunque terzo fallo per Buica, quel 3 era quello che Buica deve accomodarsi fuori comunque. In questi, ci sono stati in questi ultimi 3 minuti i 3 gol del Rapallo e adesso forse ci potrebbe essere il quarto gol addirittura. Poi ne mancano 3, magari. Non ci sono più time out però, mi pare. Chiappini, poi sulla linea dei 5 metri. Per il tiro di rigore, tiro molto pesante, quello che può decidere i 3 punti per Roma. Viene richiamata a prendere la distanza giusta, ora si può andare al tiro. Chiappini, gol incrociando basso il suo tiro, e quindi Chiappini a 3 secondi dalla fine. Possiamo dire gol partita in questo momento. Il gol partita. Adesso Rapallo, se avesse time out, poteva giocarsi anche il portiere davanti. Esatto. Cosa che però non ha Luca Antonucci. E quindi conclusione dalla lunghissima distanza con Sparano, aiutato anche da Tabani che se la cava così. E quindi vittoria finale per Roma grazie al gol in extremis di Chiappini su tiro di rigore. 11-10 a Rapallo, un Sisse che continua dunque a punteggio pieno, ha battuto Trieste 17-8 alla prima. Per Rapallo il secondo KO dopo aver perso contro Padova e poi il secondo turno contro Roma, calendario tutto in salita ovviamente per la squadra di Luca Antonucci. Una bella partita però abbiamo visto, Fabio. Sì. Allora tiriamo un po' le somme. Roma sempre sembra sempre la squadra che può ambire veramente al campionato perché ha tutte le caratteristiche per fare bene. Marco Capanna dovrà lavorare un pochino, ecco, su queste fasi di gestione dei finali, perché oggi veramente aveva rimesso in piedi una partita, una grossa ingenuità, e quindi è stata poi veramente brava invece come atteggiamento negli ultimi 8 secondi. Dall'altra parte Rapallo, che io la vedo ancora come una squadra in costruzione perché con tanti cambi
però ha tante giocatrici in campo che possono fare bene, quindi l'arrivo di Cuzzina, Buica, due pezzi da 90, Zanetti, Giustini, Gagliardi, cioè le altre nazionali giovanili invece cresciute in casa, possono far sì che anche la Pallo poi durante il campionato può dire assolutamente la sua. E beh, insomma, se comunque tiene il passo della Sis Roma, che è una delle candidate al successo finale insieme a Orizzonte Padova, vuol dire che i risultati di Luca Antonucci sono già buoni e non possono che migliorare. Roma si conferma comunque squadra solida e forte, anche se è vero che abbiamo visto ogni tanto perdere un po' il contatto con la partita. Quando è andata avanti di 3 gol si è un po' seduta tutte e 2 le volte. Sì, devo dire che lì, appunto, come dicevo prima, sarà compito del tecnico poi vedere e valutare. In ogni caso sono 3 punti che si portano via da un campo difficile, una piscina anche stretta dove non ti lascia molto spazio per poter fare questi movimenti, queste attitudini che invece giocatrici come Chiappini, Avegno hanno nel proprio DNA, e quindi tutti e 2 i tecnici insomma sapranno trarne giovamento un po' dalle indicazioni di questa partita. Perfetto, allora non ci resta che salutarvi. Io ringrazio Fabio Conti, grazie per essere stato con noi Fabio. Grazie a voi. Noi siamo in chiusura, quindi anche da Ettore Miraglia, l'appuntamento è rinnovato, oltre al ringraziamento per essere stati con noi, appuntamento rinnovato a sabato prossimo quando vi racconteremo 2 partite, una del maschile e una del torneo femminile. Oggi il maschile era fermo, ricordiamo. Vogliamo salutare Francesco Postiglione. Salutiamo Francesco Postiglione. E lo ritroveremo ai nostri microfoni come di consueto sabato prossimo. Grazie ancora a tutti, arrivederci a presto.